Avete ucciso anche mio figlio e prima l'avete perfino torturato. Avete fatto a pezzi la sua pelle, strappato la barba, rotto il naso. L'avete fatto morire in croce peggio di un animale. L'avete trattato come un buffone. Continuate a trattarlo come un buffone. Lo bestemmiate, lo deridete. Ingiuriate il suo nome continuamente e usate per questo ogni mezzo possibile a vostra disposizione. Ma cosa vi ha fatto? Cosa avete letto nei suoi occhi, nelle sue mani, nelle sue parole di vita e di amore per tutti? Cosa avete letto? Ma non avete letto proprio nulla nei suoi miracoli, nella sua dolcezza, nella sua forza, nella verità chiarissima e sempre coerente della sua parola. Cos'è? Non vi piaceva il suo tono? Non era bello abbastanza? Non ha rispettato le vostre attese? Non si è presentato al mondo come avreste voluto? È questa la sua colpa? La vostra risposta è stata la croce. È sempre la croce? È sempre la morte? Perché? Cosa risolve la morte? Cosa armonizza la morte? In cosa aiuta? Cosa salva? A cosa rimedia? Uccidete perfino i miei cuccioli, i vostri cuccioli. Sembra che amiate la morte più di voi stessi. E in quella croce di mio figlio, cosa avete letto? E nella sua tomba vuota, cosa avete letto? E continuate per secoli e millenni a cercare di provare che Gesù, mio figlio, figlio di Dio onnipotente, è una favola, un'invenzione, che Gesù era uno qualsiasi, uno che parlava bene, razzolava così, così. A cosa vi porterà? Screditato mio figlio, cosa pensate di ottenere? Che piacere profondo vi procura? La mia pazienza è infinita, figlioli. Non avete mai nulla a temere da me, ma sarà la vita stessa a segnarvi il passo, a farvi incrociare le ginocchia e piegarvi fino alla disperazione. Io non voglio questo, non l'ho mai voluto, ma non posso cambiare le leggi dominanti che regnano in tutto. E queste leggi, se voi non le leggete o addirittura leggete dell'altro che non c'entra nulla con la vita e l'amore, queste stesse leggi che voi non vi leggeranno più come miei figli, come viventi, come esseri di luce, e sarete spazzati via. Ma voi...